Vuoi risparmiare qualche soldo su FIFA 17? Beh, Golda.com fa per te e con il codice PAGURO riceverai un piccolo sconto. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in una nuova Draft Challenge. Signori, su Instagram vi avevo chiesto che tipo di sfida volevamo affrontare. Voi mi avete chiesto, almeno per la maggior parte, i giocatori più veloci. Quindi possiamo prendere o un 4-3-3 che a me piace assai, o potremmo prendere questo che eventualmente mi piace assai. Io mi fermerei sul 4-3-3 classico, dato che comunque la possibilità ce l'abbiamo. Il nostro capitano di oggi sarà, come Ibrahimovic 91-72 di velocità, mortacci tua, Quadrado 92. E oh yes signori, Ibrahimovic, vaffanculo Quadrado, ecco che vaffanculo però. Signori, secondo giocatore, chi ci abbiamo? 87 Sanchez, signori. 87 Sanchez. Quindi, ovviamente l'intesa farà acqua da tutte le parti. Ma sa che quel 93 non ce lo scogliamo. Beh, Izguardo 444 gatti. È proprio lui. Signori, andiamo, continuiamo. 76. 76. Zgagagaga. Incredibile. Zgagagaga, ragazzi. Fantastico. Nuovo, ci abbiamo un 79 se non sbaglio, da boh. Ragazzi, da boh, da boh, chi se ne frega. Guardato, ci abbiamo guardato. Ragazzi, una squadra così di merda, ma porca puttana che schifo, raga. Che schifo di squadra. 81, ci abbiamo 81, Navarro, o Navarro, non ho visto bene. Insomma, raga, una squadra. Bonucci 71, neanche col cazzo. Infatti ci andiamo a prendere 78 Socrates, se non sbaglio. 78, sì. Ciao Bonucci, è stato, raga, intesa, raga, zero però, 84, 87 Smonkilov, incredibile, raga. Già io lascerei un like perché siamo riusciti a fare intesa. 82, 82 Termolino. E vediamo il portiere, ovviamente vedremo, mi sembra il tuffo. Il tuffo è Alves, che, ma insomma. Ragazzi, questo ve lo devo far vedere. Messi 89, Ronaldo 92, Bale 94. Quindi signori, questo è meglio che ve l'ho fatto vedere, perché non si sa mai. Quadrado, scusami, ma figliolo mio, togliti anche dai tre quarti di minchia. Posso vedere se posso ficcarti da qualche parte, ma non credo che ti ficcherò da nessuna parte. Tanto ho 500 terzini destri, quindi andiamo a finire insieme a voi. Gli ultimi, mamma mia, regà. 89, 66, 75, 92. Vabbè, Neymar, grandissimo. E 87, quindi esterno sinistro, che io lo piazzerei sinceramente qua davanti e direi che va bene così. Neymar, anche se non è attaccante, non me ne frega proprio un cazzo. Ci abbiamo 87 Di Maria, che sarebbe un altro attaccante destro, che volendo non volendo potremmo fare così, anche se Sanchez c'ha molto più tiro di Di Maria. Quindi andiamo a cambiarlo con quel giocatore là e prendiamoci l'ultimo, che è una bella merda, che mi sembra che è 83 Guerriero. Signori, prendiamoci il nostro allenatore, che possiamo metterci, sapete che non so. Ci prendiamo Juan Ramos, che la vita è la smecia della mucia, e la sistemo e andiamo subito a farci rompere il culo, raga. Raga, tanto qua c'è poco da sistemare. Questa è la nostra squadra, o almeno io più di così non sono riuscito a sistemarla. Certo, abbiamo delle frecce rosse che stanno in campo, ma vedete i carci in fascia che piamo, raga. Questa è la sua. Perfetto, perfetto. Non c'ha nessuno, non c'ha difensori, non c'ha centrocampisti, c'ha tutti i portieri. E a noi fa bene così. Signori, ci ho provato tantissimo. Vediamo se ci riusciamo. Posso buttarla in mezzo. E ci siamo, e gol! Per Ciccio Gamer 89 a 7 minuti. Un gol stupendo. Signori, dei più veloci, dei più cattivi, dei più babbavia. Signori, primo gol per Ciccio Gamer 89. Incredibile. Guardatelo. Perfetto.
Oh, se avremo la squadra dei più veloci per qualche motivo, no? Certo, non di quelli che tengono palla meglio, però dei più veloci sì. Ah, quasi ragazzi, quasi. Non so se ve l'ho fatto vedere per intero, ma quasi. Qua ho provato, ma non ci sono riuscito. Bel passaggio, complimenti. Signori, se la prendo, mamma mia, catastrofe. Catastrofe. Ai. Mortacci, toia. E questa potrebbe essere buona, invece no, vaffanculo, mamma mia. Bomba! Porca miseria, porca. Che roba, regà. Quindi non è che sta succedendo chissà che quello che sta succedendo, però... Ah, questa l'avevo vista buona per un attimo, regà. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante. Oh, la miseria, che botta. Che botta, l'ho rotta la traversa. La crossbar challenge, altro che. Ragazzi, primo tempo finito. Lui non skippa perché c'è la mamma puttana. Ci vediamo al secondo tempo. Regà, mamma mia, che bello questo, però non è arrivato. Però era bello. Signori, oh, eccolo! Eccolo, signori! Dopo un palo, e detto, che palle, dopo un palo, guardalo, entra in scivolata, sprende una ginocchiata in testa, ma ci portiamo sul 2-0, ragazzi. Questo, secondo me, ha rosicato parecchio perché non skippa più, ti fa vedere tutti i calci d'angolo, e ripeto, secondo me c'ha la mamma puttana, ma queste sono mie impressioni personali. Allora vi spiego la situazione e penso che ci vedremo nella prossima partita. Praticamente questo non ha più giocato, io ho fatto un gol. Ora appena rilascia palla mi faccio un po' di velina e concludo la partita. Che rosicone, raga, mamma mia. Seconda partita di oggi, ragazzi. Seconda partita di oggi. Non mi fido tanto di questo qua, con sta draft qua, perché con tutti i giocatori che gli possono essere usciti, proprio questi, o è un altro YouTube che sta a fare una challenge, o è un matto che è bravissimo a giocare, e secondo me è più questa che si è scelto una squadra un po' così. Regà, non lo so, questo mi sembra tremendamente bravo. Non è che stava vincendo, mi stava per aprire il grandissimo, perché in 4 minuti ha tirato due volte, si è bloccata la partita. Ora non so se lui sta laggando terribilmente, o se sta per quittare, o se sta per fare un cambio, o se me vuole fa incazzare. Secondo me è sempre l'ultima delle cose. Quitta merda, quitta, che noi ce ne andiamo avanti. Quitta merda, quitta, che noi ce ne andiamo avanti. Ragazzi, sono arrivato a porta. Ma non è vero, mi ha ripreso tantissimo. Questa è stata l'unica cosa che potrò fare in questa partita io, raga. Veramente, lui ha... con della semplicità incredibile mi arriva davanti. Io mi sto a fare un buciaccio, raga. Oddio mio! Madonna, raga, che bomba! Che bomba, raga! Tutti in difesa! 400 difensori voglio! Fate salire pure tutta la panchina, raga! Porca puttanona! Che gol, raga! Non ho voluto tirare a giro, ma io ho voluto tirare una bella bomba, raga! Una bella bomba! Speriamo! Secondo me lui... adesso me ne fa 45 de gol, però cioè almeno ci abbiamo provato, che vedo di. Ma sapete che mi sa che ha cambiato tre giocatori della squadra? Perché a me Ronaldo non mi sembrava di averlo visto inizialmente, raga. Quindi questo è pure figlio di puttana. Bene. Oh, che brutto gol. Che brutto gol, raga. Bruttissimo gol. Ma Ronaldo, ma da quando ce l'hai schifoso? Signori, pensavo rigore. E invece mi sa che è rigore. Rosso! Rosso, vai a casa! Show must go on! Ma io i rigori ne so tirare, raga. Cioè, mi ha massacrato, ma io i rigori ne so tirare. Oh! Che merda! Che merda di rigore! E intanto gioca anche uno in meno. È perché gli ero arrivato sotto, no? Raga, che merda di... Mamma mia, raga. Dai, quitta. Tutto lo stadio te lo chiede, merda. Tutto dello stadio. Ecco cosa. Questo sta rifà la formazione, raga. Questo è uno capace. Infatti ha cambiato. Boh, ha fatto due sostituzioni. Non so se effettivamente Ronaldo... vabbè, ce l'aveva prima o meno. Poi, boh. Signori, sto un attimo zitto perché... sinceramente, ci sto a capire niente.
Però è stato emozionante. È stato quel momento, è stato veramente emozionante, raga. Non so voi, ma io mi sono proprio emozionato. Porca miseria, raga. Quante emozioni. Non so, ammazzamene un altro. 2-2. Yes! Questa me la so giocata veramente male. Lui sta a giocare solo con Ronaldo. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, raga, Ronaldo gioca solo con Ronaldo. Vabbè, bravo. C'è niente da dire. Secondo tempo è cambiato tutto. Me sta a bucare come un gorgonzola. Va bene così. Oh, raga, non riesco a fermarlo, Ronaldo. Non ci riesco. Non riesco. Non riesco. Raga, ma quello che cazzo gli è successo al mio? Vabbè, io non c'ho parole. Non c'ho veramente parole, raga. Boh. Vabbè, ma tira pure fuori, no, faccia di merda. Porco due, siamo arrivati davanti, potevamo fargli un altro gol. Tira pure fuori. Seriamente, raga. E va bene così. Però è anche vero che a lui gli entra più un pallone, va bene. Ho detto che va bene, va bene. Sì, 3-6. E adesso io in 6 minuti. Quanti me ne prendo. Guardalo qua, se è capito niente. Sacate. Signori, appuccio, ma raga, gli sto... Mo che ho capito come gioca, 4-6, raga. Non ci credo, che pirla che so. 4-7, però qua ha laggato, ma sì, ormai è il delirio, raga. 4-7, ci sta. Signori, questa draft challenge può finire qua. Abbiamo fatto un boato di gol, ci siamo davvero divertiti. È fenomeno, l'abbiamo trovato, comunque ha rischiato anche lui. Poi ha fatto dei cambi, ha fatto delle cose che probabilmente io non sono capace a fare. Ed è fino a qua. Però guardate, tiri lui 13, io 10, tiri in porta 9 io, 8 lui. Solamente che lui con Cristiano Ronaldo ci ha spaccato il culo, ci avevamo pure più possesso palla. Lui ha fatto un sacco di contrasti, un sacco di falli. Insomma, signori, precisione tiri io c'ho il 90%. Vabbè, insomma, dovevamo vincere a noi, ma va bene così. Signori, mi raccomando, superiamo i 15.000 like. Ci vediamo. Bella, 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 bella. Ah no, dobbiamo aprire i grandissimi pacchetti. Non troveremo un cazzo, quindi niente. Dai, vi faccio vedere solo l'ultimo, perché in quell'argento non trovo niente. In quello oro salà. E in questo, sto cazzo, troviamo un COC. Bella.